Allora, siamo qui con scusi, ma scusa. Che ci porta questi latticini, formaggi di pecora, di produzione propria. Come, da dove provengono? Da una frazione di Sant'Agata dei Goti, contrada Paolini. Avete ancora un gregge? Sì, lo abbiamo voi? Produzione, sì, abbiamo, siamo titolari di un'azienda di ovini e produciamo noi i formaggi. Avere un gregge è molto impegnativo, stiamo in una preziosa, ci spostiamo in montagna, in Taburno in estate e poi in inverno stiamo qua nella zona delle frazioni di Sant'Agata in Campania, diciamo. Senti, che tipo di lavorazione fate? Latte? Il latte è tutto nostro, della nostra azienda, e facciamo formaggi semistagionati normali, semistagionati con le noci, rucola e peperoncino. Uh-huh. E poi ci sono dei primo sale con noci, rucola, peperoncino e alloro. E questo scuro? Alloro. Come viene? Appena fatto gli rimessiamo nell'alloro in modo che prende, si aromatizza con l'alloro, in modo che quando è stagionato si può prendere, si aromatizza con l'alloro. Chi piace è molto buono. Come avviene il trattamento? Cioè dove viene messo? Viene messo attorno normalmente. E li mettete sopra? Sì, ad asciugare. Delle gratice? Nella cera, in gialla ventilata, in modo che sì, in temperatura loro, tra i 4 e i 5 gradi. Quanto tempo occorre per produrre uno di quei formaggi? Per farlo stagionare. Come stagionatura? Come stagionatura bisogna sempre dai 20-25 giorni. Ed è pronto. Qual è la vostra chicca? La nostra chicca è... Forse quello? Sono un po' tutti, però dai complimenti più li prendiamo qua, perché mi piace molto con l'alloro. Da quante generazioni fate questo lavoro? Sono con me la terza. Davvero? L'avete nel DNA? Diciamo di sì. Ed è un lavoro, molto appassionato. Ed è un lavoro produttivo, insomma, consente di vivere... Consente ancora, abbastanza, sì. Dove vendete? Sì, a casa, diciamo, noi ho aperto il caseificio, abbiamo anche il punto vendita e quindi abbiamo anche la... esposto al pubblico. E avete anche, lo portate anche fuori? Sì, lo porto anche altrove. Nelle frazioni di Sant'Agata, fuori frazione come Airola, Montesarchio, Benevento. No, avete altri punti vendita? No, solo quello là, cioè, poi dopo distribuisco. Quante io. Quante persone lavorano in questa attività? Siamo io, mia mamma, mio padre e mio nonno. Quindi una condizione familiare che vede più generazioni. Grazie, sì. Complimenti. Grazie. Senta, per avere una fella di prosciutto.